terremoto, sembrava terremoto, e alla fine è solo una casa dietro. E quindi l'onda d'urto ha fatto disastro, sono scoppiate a noi le porte, le finestre. Anche all'interno, quindi. Ma dentro meno da, cioè dentro non abbiamo dei danni, è molto esterno. Giardino. Giardino non c'è più e dietro c'è tutta la casa smiccata del cappotto, cioè tutte le pietre qua sono la casa quella là, tutte di vette. Queste sono le pietre della casa che è scoppiata, che con l'onda d'urto hanno devastato tutto. Fino là sopra e fino alla recinzione lì. Sì, è un disastro. Meno Anche la male. macchina colpita da questi detriti, certo. Il cancello è proprio Cancellato. stato Una divelto. Voi in casa avete avuto dei danni? Solo le porte che sono scoppiate, le Anche le finestre. finestre sono Sì. scoppiate. E sono volati via dei pezzi di cucina, ma va bene, non si è fatto male nessuno, l'importante. Una botta pazzesca, proprio uno scoppio, poi ha preso fuoco tutto, dopo ogni tanto qualche altro scoppio e abbiamo cercato di liberare, fermare le macchine, poi quando sono arrivati i carabinieri siamo andati a casa perché comunque non è che era proprio il massimo stare qui vicino perché è arrivato proprio tutto, tutte le finestre, tutto. Voi avete ricevuto dei danni, abitate qua vicino? No, io abito in centro, quindi no, però quelli che abitano qui, anche nella strada di là, si sono trovati dei vetri rotti. Vediamo la devastazione, l'onda d'urto che oltre a essersi scaricata su via Chiesa Sud ha coinvolto anche questa direttamente via mare in cui si affaccia la palazzina, scaraventando letteralmente il cancello all'interno di quell'altra palazzina di fronte, sfondando le finestre. Vediamo anche in lontananza delle case che hanno subito gravi conseguenze, finestre sfondate.